Dopo le mormorazioni dei giudei, Gesù non attenua il suo linguaggio sulla necessità di mangiare la sua carne, anzi rincara la dose aggiungendo anche la necessità di bere il suo sangue. Dopo pochi giorni, tutti avrebbero mangiato la carne dell'agnello pasquale nella celebrazione della notte di Pasqua. Loro non capiscono le parole di Gesù perché le prendono letteralmente. Mangiare la carne di Gesù significa accettare Gesù come il nuovo agnello pasquale, il cui sangue ci libera dalla schiavitù. Bere il sangue di Gesù significa assimilare lo stesso modo di vivere che ha marcato la vita di Gesù. Ciò che dà vita non è celebrare la manna del passato, ma mangiare questo nuovo pane che è Gesù, la sua carne ed il suo sangue. Partecipando alla cena eucaristica, assimiliamo la sua vita, la sua donazione, il dono di sé. Le ultime frasi del discorso del pane della vita sono di una profondità immensa e cercano di riassumere tutto quanto è stato detto. Evocano la dimensione mistica che avvolge la partecipazione all'Eucaristia. Il Vangelo termina con la promessa della vita che marca la differenza con l'antico Esodo. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. La gente ha fame, mangia il pane e cerca più pane. Cerca il miracolo e non cerca il segno di Dio che esso si nascondeva. Cosa cerco di più nella mia vita, il miracolo o il segno? Per un istante prova a fare silenzio dentro di te, chiediti: credere a Gesù, cosa significa questo per me ben concretamente nella vita di ogni giorno? Buona giornata a tutti.